Ciao a tutti, Tarta amici di Tarta YouTube TV, soprattutto amici sportivi. 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6, 6, so se, 6-2, momento. Mamma che Juve, mamma che lira, mamma mia che lira. Che dire? Boh, forte, forte, la Juve è forte. Abbiamo un po' inciampato con la Lazio, le partite precedenti. Ci stiamo riprendendo, dai, dai, questo 6-2 sarà una, come dire, un'iniezione di forza, ecco, di entusiasmo, speriamo, per tutti i giocatori. Peccato per gli episodi, le polemiche che non mancano mai nelle nostre partite, ma figuriamoci. Sta cacchio di VAR che l'hanno inventata solamente per dare fastidio a noi. La VAR esiste per dare fastidio a noi, la VAR. Oh. E non lo so io. Cioè, utilizzata noi due volte per segnalare i rigori contro di noi. Quando la VAR deve segnare cosa a favore nostro, l'altra volta il rigore di Higuaín non viene utilizzato. Mamma, l'altra volta contro la Lazio, quel rigore che purtroppo Dybala ha sbagliato. L'arbitro non la voleva guardare la VAR, non la voleva guardare, incredibile. Mamma mia, perché guardo la telecamera? Webcam sta qua e guardo qua, che brutto visto che te. Non la voleva guardare. E ieri sì, il fatto di Mantovic, cioè rigore proprio gigantesco, enorme per la Juve, era proprio un rigore enorme. Perché Mandzukic sta intervenendo sulla palla e il difensore gli si butta addosso, perché gli dà un calcio, praticamente non lo fa tirare. Il rigore, danno provocato, era anche espulsione. Perché non è che era occasione da gol quello, lo guarda di Mandzukic. Poi purtroppo Mandzukic si è fatto acceduto alle provocazioni. Avevo iniziato l'ammonizione, stava nervoso perché non aveva avuto il gol. Era stato pure ammonito, cornuto e ammazziato. E se ne può spacco bottiglia, ammazzo famiglia. Si è incazzato, ha mandato a fare l'arbitro. Poi ho visto il gesto del baffo all'arbitro, è espulso. Però io onestamente vedo spesso giocatori che dopo un'ammonizione, dopo una decisione sbagliata, mandano a baffo all'arbitro. Non l'avevo mai visto. Un giocatore espulso dopo aver appena preso il primo cartellino, mai l'avevo visto. Cartellino, vaffa, viene espulso per il vaffa. Vabbè. Se tu dai il rigore, non succede quello che è successo dopo. Giusto l'espulsione, per carità, ma se dai il rigore, che era sta cosa, non è sempre successo. Nel secondo tempo che va a capitare? 2-2 sul rigore netto. Rigore, sì, buonasera, ciao, buonasera. Su gol in netto fuorigioco, netto! Erano 2 metri in fuorigioco! E lì la VAR si vede? No, non si va a vedere la VAR. Perché per la Juve non si va a vedere la VAR. A favore della Juve. Eppure, no, contro tutti e contro la VAR di merda, noi abbiamo vinto lo stesso. Perché siamo una squadra forte, siamo una grande squadra, abbiamo orgoglio, abbiamo. Abbiamo tirato fuori le palle, abbiamo tirato fuori. E allora, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, pallone a casa di che gira. Siamo forti, siamo, non è possibile. Siamo forti. Dopo l'altro Bonucci, Bonucci del Milan, continua a fare i danni che faceva anche a Torino. Si è praticamente fatto espellere e dicono che molto probabilmente avrà 2 giornate di squalifica, quindi salterà la Juve. Adesso già sento gli altri juventini dire, già me li sento nelle orecchie, che lo diranno, leggerò su Facebook, Bonucci si è fatto espellere apposta per non giocare contro la sua ex squadra. Già lo so, perché arrivano pure a questo. Che noi dovremmo avere paura di Bonucci adesso.
Santa pazienza. Però so che ordinare. Oh, il Milan si sta facendo vedere la squadra che è una squadra da media classifica, no? Diciamocelo, l'hanno messo pure gli Juventini, sono che si sono usati, gli anti-Juventini, gli interisti l'hanno messo su internet. Perché è una cosa di fatto. La Juve c'ha due squadre, ha una squadra in campo e un'altra squadra ce l'ha in panchina, sono tutti ottimi giocatori. Ah, 20-22 top player la Juve, ogni tanto vanno sotto turno, vabbè, succede. Poi c'è anche la sfortuna, con la Lazio siamo stati sfortunati pure, c'è da dire. Perché se no era una partita che avevi recuperato quella. No, lui in verde. Cosa che invece Inter, Napoli, Milan non hanno. Hanno solo quelli in campo, quei tre che magari sono validi. In panchina Nisba, anche la Roma. La Lazio un pochino di più, ma secondo me. Ma. Comunque il campionato è ancora lungo, però sono del parere che finalmente cominceremo a vedere il vero Milan, la vera Inter, soprattutto il vero Napoli. È la vera Juve, ma no, risultato così ampio, non me lo ricordavo. Io non me lo ricordo il risultato così ampio di averlo visto prima, una partita con 6 gol della Juve. Non me lo ricordo, sarà successo molto prima. Ma chi è che mi messaggio mentre faccio i video? Ah, l'associazione. Quindi, è così, adesso vedremo. Napoli-Inter hanno pareggiato. È bello vedere l'Inter perdere, ma va bene anche così. Abbiamo graffiato due punticini entrambi, invece che di graffiarne tre sulla uno. Quindi, a me nel lungo possiamo recuperare ancora gli altri punti, come è già successo altri anni, che siamo andati sotto e abbiamo recuperato tutti i punti. Quindi, adesso oggi sto registrando il video di lunedì, quindi domani c'è il turno infrasettimanale, martedì e mercoledì. Allora, noi giochiamo a mercoledì sera con la Spal. Non la sottovalutate la Spal, non si sa mai. A parte che con noi fanno tutti i partitoni della vita, quindi persino gli metto Spal, sembra la finale di Champions, c'è bisogno del Barcellona. Diciamo, devo fare la barba. Invece abbiamo un anticipo AX, questa è bella. Domani sera non perdetevela. Inter Sampdoria, questa è bella. Inter Samp, vedremo se Quagliarella quaglia. Quagliarella quaglia, mi Quagliarella quaglia. Quagliarella deve quagliare. Con chi gioca? Andiamo a giocare col Genoa. Il Genoa col Milan è sopravvissuto, diciamo, non ha fatto grandi cose, onestamente. È stato un po' il Milan che non ha giocato proprio, diciamo. Poteva fare molto, ma molto, ma molto. Ho detto ma molto di più. Vabbè, detto questo, ragazzi, vi rimando al prossimo video. Per quanto riguarda la Juve, spero di farlo giovedì mattina. Sono impegni. Vi invito a seguirmi, sono qua, sui miei social che vedete qua sopra. Twitter, Instagram e Facebook. Cliccate, dovrebbe essere qui in basso, credo, sul loghetto per iscrivervi al canale. Iscrivetevi, lasciate tanti like, ogni like un gol per la Juve. Condividete, 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 vale sempre iscritto ricambio, mi raccomando, mi iscrivete al vostro canale, se non iscrivete al mio. Cresciamo insieme.
Che altro dire? Spero che il video vi sia piaciuto. Non è che era giusto un video stupido sulla Juve. Al di Stein, per oggi è tutto. Mi raccomando, Juventini, non si diventa, lo si nasce. Ciao a tutti, al prossimo video. Ciao. Quindi ciao a tutti, Tarta amici di Tarta YouTube TV, soprattutto Tarta Sportivi e Tarta Juventini. Doppio Gonzalo Milan Zero, Gonzalo 2 Milan Zero, Gonzalo 2 Gonzalo, Gonzalo Milan Zero. Gonzalo, Gonzalo. Grande Gonzalo, grandi tutti, bella partita, mi è piaciuta molto. Bella, bella, bella. Peccato che le altre non si fermano. Comunque la prossima settimana potrebbe essere la giornata decisiva. Anche vediamo. Perché domenica l'Inter gioca col Torino, col Torino, col Torino, col Torino, col Torino. Il Gallo Belotti, speriamo nel Gallo, il Torino, il Torino, il Torino. Che poi c'è Spalletti, ci sarà la scusa che giochi alle 12 e mezzo, però vabbè, quelle sardi, giusto le scuse, non è Spalletti, dai. Diamo a Cesare ciò che è di Cesare. Noi giochiamo col Benevento, che fino a ora non ha vinto una, però domenica farà la partita della vita, perché si sa che così fanno tutta la partita della vita contro la Juve. Si sa. E poi. Quanto riguarda il Napoli. Napoli contro il Chievo a Chievo. Che non è un avversario da sottovalutare. Io ci sarei molto, ma molto, ma molto, ma molto, ma molto. Ho detto molto. Sì, l'ho detto, ma molto attento. Archivo. Forse due. Bravo. Quindi secondo me domenica ci potrebbe essere il ribaltone. Speriamo. Comunque, prima o poi vedete che la Juve tornerà dove li compete, dove merita di stare. Non meritiamo di stare lì, no. Meritiamo di stare al primo posto, ovviamente. Ce la faremo. Dimenticate di accendere la luce, così mi illumino d'immenso. Qua me la metto così. È stato anche Halloween ieri, quindi. Se avete visto ieri lo speciale di Halloween, se non li sì. Chiedevo Power, la Juve sta tornando. Facciamo un anni, allora. Va bene, detto questo, ragazzuoli. Grande Juve, grande Gonzalo. Vabbè, volevo fare un altro video, ma lo diciamo qua direttamente. Siccome lo sto girando molto dopo la partita di Juventus mia, perché ho avuto problemi prima. Non ho potuto fare, volevo fare due, però lo faccio in uno, dai, parliamo buono modo della Champions. Perché la Champions com'è andata? È andata che il signore che abbiamo sentito prima, Gonzalo Higuain, ha segnato di nuovo, l'ha risolta lui, meno male.
Meno male, dice no, meno male, poi dice meno male, Madonna mia, Madonna. Questa è stata brutta questa partita, col Milan è stata una bella partita, ma in Champions è stata brutta. E meno male che c'era Gonzalo. Basta, ho capito. Meno male che stava lui. Che bel gol che ha fatto, mamma mia. Per il resto non giocavo male, male, male. Questi palloni invece di giocare avanti, buttati dietro, boh. Madonna. Poi ho preso qualcosa che non dovevi prendere. Non so se si addormentano, mamma. No, hanno giocato tutti male, male, male. Speriamo che si ripigliano le 4-5 scaffa e la voglia di pigliare. E così non va. Andremo avanti. Con Barcellona prenderemo un altro Mazziatone se va così, eh. Ve lo dico. Allora, speriamo bene. Speriamo bene. Il Napoli invece. Che ha fatto la ma 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 che ha
no, scusa, eh. Che ha fatto? Non mi ha fatto, non mi ha fatto, non mi ha fatto, non mi ha perso, non mi ha perso, persa, 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 persa. La Roma, grande Roma, vino 3-0 col Chelsea, ha umiliato il Chelsea, onesto. Grande Roma. Ma si può parlare già col... Ah, 4-2, ero rimasto 3-2, l'ultimo non neanche l'ho visto, signori. Si riesce a vedere... No, cos'è qua? Sbagliato partito. No. Sarò fatto un casino. Indietro. Guazziatone contro il Manchester City 4-2 di Pep, ma Pep Guardiola 4-2 Napoli ha perso. Comunque si può ancora fare, vediamo come sta in classifica il Napoli. Noi siamo secondi. Dovremmo riuscire a passare. Il Napoli è terzo, attenzione. È a rischio la... È a rischio, è a rischio. Che ha preso perché... Se lo Shakhtar continua a vincere, Manchester United. Bye bye. Vabbè. Detto questo, amici juventini, sempre forza Juve. Noi speriamo di andare sempre avanti. Speriamo veramente di migliorare, perché così non si può andare avanti. Ha giocato male, 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 male. Speriamo di giocare meglio. Speriamo, non fare figuracce col Benevento, che sarebbe veramente... Madonna. Sarebbe il colmo, speriamo bene. Quindi, ci vediamo, spero, più presto possibile dopo il Benevento. Spero col Benevento. Un messaggio che mi è arrivato su WhatsApp, scusate. Scusate, scusate. Quindi, gli do appuntamento dopo il Benevento. E una cosa, seguitemi sui miei social, qui sopra, siamo Twitter, vabbè, sono qua, Facebook e Instagram. Quindi seguitemi qui sopra, iscrivetevi. Cliccando, dovrebbe esserci qui il login, il cosino per cliccare, anche sotto, iscriviti, attivate la campanella per non perdervi neanche un video, condividete, condividete, condividete.
amici Giumentini soprattutto in questo caso, e ci rivediamo al prossimo video.